Buonasera amici da casa e ben ritrovati a una nuova puntata di B-Style Magazine. Sebbene fino a qualche giorno fa in realtà le temperature fossero ancora un po' elevate, oramai novembre è iniziato. E questa sera iniziamo la puntata con un'esperienza davvero super, perché unisce motori, turismo, benessere e sport. Infatti siamo stati a Limone Piemonte per provare su strada la Maserati Levante Hybrid GT e ci siamo fermati all'unico hotel 5 stelle lusso delle Alpi occidentali. Quindi capite anche voi un'esperienza di viaggio veramente esclusiva a bordo di una vettura che va ad unire lusso, comfort e prestazioni. Prestazioni che in questo caso, grazie alla scelta della versione ibrida, strizzano un po' l'occhio all'ambiente, perché comunque su quest'auto tutto è stato studiato per garantire la massima efficienza, a partire dalla distribuzione dei pesi fino al posizionamento della batteria. Beh, a questo punto non ci resta che vederla più da vicino, quindi ecco a voi il nostro viaggio da Milano a Limone Piemonte a bordo della Maserati Levante Hybrid GT. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all. Ed eccoci con la Maserati Levante Hybrid GT. La filosofia che sottende questa vettura in realtà è molto chiara, vale a dire portare sul mercato una vettura estremamente efficiente senza andare a snaturare però i valori tipici del brand, vale a dire comfort e lusso. Per farlo la casa ha montato un motore termico 2000 a 4 cilindri con un sistema hybrid da 48 volt che permette di recuperare l'energia in decelerazione e in frenata. Il risultato è una potenza massima di 330 cavalli, 245 km/h di velocità massima ed un'accelerazione da 0 a 100 in 6 secondi. In altre parole, la Levante Hybrid GT garantisce le stesse prestazioni del V6, però con consumi ridotti e nello specifico. I consumi si riducono del 20% rispetto alla versione solo benzina e dell'8% rispetto al diesel. Ovviamente il lavoro di ottimizzazione portato avanti da Maserati non riguarda solo il motore in sé, ma tutta la vettura in toto, in particolar modo per quanto riguarda il peso. Infatti la Levante Hybrid GT pesa di meno delle sue sorelle con motore V6 e i pesi soprattutto sono stati distribuiti meglio. Questo grazie al posizionamento della batteria che si trova nella zona posteriore e permette di bilanciare tutto in maniera ottimale, di non compromettere la capienza del bagagliaio e di rendere l'auto maneggevole da guidare nonostante le sue dimensioni. Abbiamo parlato di maneggevolezza di guida, allora parliamo un po' di esperienza di guida in generale sulla Maserati Levante Hybrid GT. Allora, innanzitutto stiamo parlando di una vettura con trazione integrale e quando l'accendete, come tipicamente accade, la troverete nella modalità normal. Però, volendo, potete anche passare alle modalità sport oppure off-road, che la fanno diventare una gran turismo dinamica e sportiva oppure un'auto da fuoristrada super confortevole. Infatti la sua scocca è stata studiata per garantire una grande rigidità e questo, oltre alla distribuzione dei pesi di cui vi ho parlato prima, la rende ideale per andare in fuoristrada, anche perché nella modalità off-road permette di impostare l'assetto delle sospensioni con un'altezza elevata da terra solo al di sotto di determinate velocità, proprio come si fa con la guida di questo tipo. Più in generale, invece, parlando ancora di sospensioni, sempre per assicurare l'ottimale efficienza dell'auto in termini di consumi, la Levante Hybrid può fare affidamento su una mappatura intelligente grazie alla quale l'auto si abbassa in automatico ad elevate velocità.
E quando mi riferisco al comfort di guida, mi riferisco in realtà anche alla silenziosità dell'abitacolo, perché comunque ci sono i doppi vetri e veramente non avvertirete nulla di tutto il caos fuori. Qui c'è una piccola bolla felice. Ultima cosa per quanto riguarda la guida. La Levante ha una trazione integrale intelligente. Questo cosa significa? Che voi di fatto non vi rendete conto di nulla, ma in realtà la vettura va a monitorare costantemente numerosi parametri e tutto questo va a determinare per ognuna delle quattro ruote la trazione e questo garantisce l'aderenza stradale perfetta. There's more calling you out, out to explore. Get up and go. There is joy found in the race. Siamo arrivati in Piemonte, sulle Alpi occidentali. Qua siamo vicini a Limone Piemonte. Questa zona in realtà vede un turismo florido soprattutto in inverno per via degli impianti sciistici. In realtà anche in estate sono tantissime le cose che potete fare. Ad esempio potete fare trekking oppure escursioni in mountain bike e in e-bike e vedere dei panorami bellissimi. Oppure perché no, lasciarvi coccolare un po' in spa oppure dedicarvi al turismo enogastronomico. Adesso parliamo di stile e iniziamo dal colore. Quanto mi piace questo colore, si chiama azzurro astro ed è una vernice metallizzata tristrato e è molto particolare perché in realtà cambia colore in funzione della luce, rende la Levante super raffinata ed elegante. La versione hybrid è riconoscibile per alcuni elementi di design distintivi in blu cobalto, sia per gli esterni che gli interni. Ad esempio troviamo il blu intorno alle prese d'aria laterali e le pinze dei freni, mentre internamente lo troviamo sulle cuciture dei sedili. Ma rimaniamo ancora un attimo fuori. Come le versioni gran lusso troviamo la griglia e le finiture cromate. Abbiamo anche i cerchi Lega Zefiro da 20 pollici. Devo dire che in realtà in tutta la vettura è il dettaglio che mi ha convinta un po' di meno, perché in realtà il design è anche bello, ma secondo il mio punto di vista avrebbe dovuto essere un po' più fine per valorizzarli di più rispetto alle dimensioni totali dell'auto. A questo punto non ci resta che entrare in salotto, perché di questo si tratta. Gli interni della Levante sono caratterizzati da pelle standard grain e black piano trim e sono super spaziosi e comodi, tanto per chi guida quanto per i passeggeri. Proprio per questo infatti ho scelto quest'auto per il viaggio in Piemonte, perché volevo una vettura che fosse sì divertente da guidare ma anche super confortevole, proprio per godermi il viaggio e tutte le sue sensazioni. Troviamo anche un grande display centrale da 8,4 pollici e il cruscotto presenta contagiri e tachimetro di grandi dimensioni, sempre analogici, e al centro un display TFT da 7 pollici dove potete vedere un po' di informazioni utili alla guida. E poi una bella sorpresa, c'è Android Auto Wireless. La mia settimana in compagnia della Maserati Levante Hybrid GT è terminata. La consiglio se state cercando un'auto elegante ma con un'anima veramente sportiva che sia in grado di distinguersi in maniera raffinata in tutti i contesti di guida, anche in off-road. Ed è anche l'auto ideale se state cercando una vettura per i vostri viaggi che sia super comoda ma che vi permetta anche di ottimizzare i consumi grazie alla tecnologia ibrida. Living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free.
una grande auto e i bellissimi paesaggi delle Alpi occidentali. Ci rivediamo subito dopo lo stacco pubblicitario con l'ospite di questa sera. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. Lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi è sempre con te, dove e quando vuoi. Ben ritrovati in studio, non sono più da sola perché nel frattempo mi ha raggiunta l'ospite di questa sera, vale a dire Elena Collini, Brand Manager Italy di The Fork. Benvenuta. Grazie di avermi invitata. Grazie a te per essere qua con noi. Senti, di recente si è svolta la quinta edizione dei The Fork Awards. Ci parli un po' di questa iniziativa? Sì, certo. I The Fork Awards sono un'iniziativa che The Fork e Identità Golose portano avanti dal 2018. Ogni anno un ventaglio di top chef seleziona le migliori nuove aperture e gestioni dell'anno. In questa edizione in particolare 54 top chef hanno selezionato le migliori 43 nuove aperture e gestioni del 2023 e sono, diciamo, tutti vincitori. Dopodiché parte una votazione da parte degli utenti di The Fork per assegnare anche il People Choice Award e vengono assegnati anche dei premi speciali tecnici identificati dalla giuria di Identità Golose e promossi anche da partner dell'iniziativa. Ok, tra l'altro tra la giuria comunque ci sono nomi insomma parecchio noti come Cannavacciuolo, Cracco, Sadler, come scegliete i giurati? Ma in realtà ad occuparsi di questo è più che altro il nostro partner Identità Golose, okay, che ha una ricca esperienza, certo, nell'ambito dell'enogastronomia, però ecco, cambiano ogni anno, quindi man mano accogliamo tra virgolette in questa giuria tutti i nomi più noti della gastronomia italiana. Chi vuole segnalare una nuova apertura e gestione meritevole. Ok, ho capito. Possiamo dire secondo te che i The Fork Awards promuovono l'imprenditoria? Sicuramente sì, almeno questo è negli obiettivi, okay, e speriamo che sia anche nella sostanza. I The Fork Awards nascono proprio con l'intento di supportare le nuove aperture, perché i primi 5 anni di attività di un ristorante sono i più difficili, sono quelli in cui deve farsi conoscere dalla clientela, far parlare di sé, farsi conoscere dalla stampa, dai media di settore, fare in modo che quante più persone possibili vadano al ristorante. E quindi è un periodo sicuramente molto molto sfidante, negli ultimi anni lo è ancora di più perché il Covid prima, poi l'inflazione, certo, comunque ci sono stati molti fattori che hanno messo in difficoltà i ristoranti e quindi resta una sfida, no? Aprire una nuova impresa. The Fork è stata a sua volta una startup, quindi in qualche, certo, modo lo sa e nella sua missione c'è aiutare i ristoranti in generale, con i The Fork Awards abbraccia proprio la responsabilità di aiutare le nuove aperture, è una responsabilità importante, certo, e quindi insomma speriamo di farlo anche concretamente. Certo, ma allora io farei così, magari adesso facciamo vedere qualche istante della serata di gala della premiazione.
Il 2023, un anno di grandi sfide per la ristorazione. Trasformazioni culturali sempre in atto chiedono a chef e ristoratori di ripensare costantemente il concetto di cucina. Sono in migliaia ad aprire nuovi ristoranti o a ripensare la filosofia di indirizzi consolidati. Ma chi tra loro sta lasciando il segno? The Fork e Identità Golose se lo chiedono dal 2018 con i The Fork Awards. Anche quest'anno 54 grandi chef hanno segnalato da nord a sud nelle isole i migliori talenti del nostro paese. Sono così emersi 43 nuovi ristoranti capaci di imporsi, fin dall'apertura, per la loro forte identità. Germogli di realtà imprenditoriali basate su estro e capacità tecnica. Per la prima volta sul palco di Palazzo Mezzanotte abbiamo il piacere di rivelarvi i nomi e i volti delle nuove insegne protagoniste della ristorazione italiana. Ognuno di loro ha uno stile preciso e inconfondibile. Ognuno di loro ha scelto un genere diverso di ristorazione. Si va dal fine dining alla bistronomia d'autore, dall'etnico rivisitato alle pizzerie gourmet, dalla ristorazione alberghiera alle panetterie con cucina. Sono loro, i vincitori dei The Fork Awards 2023. Eccolo, ero là a leggere tutti i nomi, non potevo fare diversamente. E vi garantisco che siete di fronte ad un fenomeno unico nella storia dei premi e della ristorazione. Il maestro Rampello mi può correggere se mi sbaglio. Abbiamo tutti i 43 nominati e sono venuti tutti su questo palco. E non è poco, è quasi da show dei record. E salvo impegni particolari, aspetta che c'è uno che mi fa una foto. Salvo impegni particolari ci sono anche tutti i grandi chef che li hanno nominati, per cui qui c'è il gota della cucina italiana. Grazie. Ne sono venuti gli amici giornalisti anche dei telegiornali, mi hanno fatto una domanda e mi hanno chiesto cosa mi colpisce di più del vostro ambiente e del vostro lavoro. E io ho detto una parola che sono sicuro voi condividerete: la fatica. La fatica che ciascuno di voi ci ha messo nel scegliere di fare quel lavoro, nel portarlo avanti, nel cominciare la mattina presto e finire la sera tardi. Voi siete un esempio di gente che può raccontare agli italiani che cos'è la fatica. Bravi, bravi. Signori, stiamo entrando nel vivo. Annuncio la premiazione di... quest'anno c'è una variazione, perché invece che dare un solo premio, se ne danno tre. Il ristorante più votato del nord, il ristorante più votato del centro e, come avrete capito, c'è anche il ristorante più votato del sud delle isole. Sentite che silenzio. Gnam gnam. Se fossi in televisione vi direi, ve lo dico dopo. Sai quelle mie bastardate? Ve lo dico dopo. E vi sparano la pubblicità dei pannolini. Invece no, ve la dico subito. Ve lo dico. No, c'è qui Manfredi di Publitalia. Sparano è un modo di dire, è uno slang, è un linguaggio, no? Invito Andrea Rizzi, direttore vendite The Fork Italia, e Paolo Marchi, fondatore di Identità Golose, a raggiungermi. Pronti? Buonasera. Paolo. Buonasera a tutti. Attenzione perché li nomino, eh? Per il nord. Ristorante Verso a Milano. Chef Mario Remo Capitaneo, ritira il premio lo chef Mario Capitaneo. Dov'è? Per il centro, ristorante
50 calò di Ciro Salvo a Roma. Ritira il premio allo chef Ciro Salvo. Sud e isole. Oh. Ristorante Sustanza a Napoli. Lo chef Marco Ambrosino. E adesso, signori, con questo mondo che va tutto avanti a influencer, abbiamo il premio Influencer Choice Award. E allora chiamo Elena Collini, Brand Manager Italia Vefork, per presentare il premio. Ciao Elena. Wow. Io invito sul palco la presidentessa di giuria Benedetta Parodi, grazie, benvenuta Benedetta, e poi gli altri componenti di questa giuria: Francesco Saccomandi, Giuliano Ubezio, Luca Pappagallo ed Elena T, ognuno con un suo ecco, presidentessa, campo di specializzazione. Buonasera, eccoli, tutti, loro sì che sono dei veri influencer, ragazzi. Ciao. Ciao, dico solo benvenuto a tutti, poi vado a leggere il nome del vincitore, che peraltro avete deciso voi, poi dopo voi leggerete le motivazioni. Allora, ringrazio questi colleghi, nomino il vincitore, lo invito a salire sul palco, il ristorante Saporium a Firenze. Ritira il premio lo chef Ariel Hagen. Se ne sono andati tutti gli influencer, resta solo un vincitore. Sì, perché Vefork è tutto questo, ma ancora di più, perché dà la parola anche a tutti quelli, e sono milioni di persone all'anno, che usano letteralmente Vefork per le proprie serate, per le proprie uscite, per le proprie cene, per i propri pranzi. Per cui l'abbiamo tenuto alla fine. Invito Carlo Carollo per dare inizio alla fase finale della serata. Vai. Eccoci, Carlo. Qua. E celebrato ulteriormente, insomma, il parterre dei 43 vincitori, arriviamo alla notizia. Ce n'è uno di questi 43 è stato, diciamo, ancora più bravo degli altri a entrare già nel cuore degli utenti di The Fork, che hanno deciso di acclamarlo come vincitore del People Choice Award. Lo dici tu, dai. Lo dico io? Sì. Ok. Il vincitore del People Choice Award dei The Fork Awards 2023 è 50 calò di Ciro Salvo. Va bene, ma è bello. Mi mancava. Secondo me la serata di gala è stata veramente emozionante. Qual è stato secondo te il momento più particolare, quello che a te ha dato più emozioni? Allora, direi, quando insomma viene dato il People Choice Award è sempre il culmine, no? della serata, dell'emozione. Quest'anno è stato assegnato a 50 calò di Ciro Salvo, che è aperto a Roma, e quindi vedere un premio così importante assegnato ad una pizzeria, che è una categoria di ristoranti che in questi ambiti, no? In questi premi magari non viene spesso considerata, è stato molto molto emozionante. Io poi sono napoletana e grande fan della pizza di Ciro, quindi sono ben felice, insomma, che sia stato assegnato a lui. E poi un altro momento, Cito, sì. me lo devi permettere, certo. Perché è stata una serata veramente densa, intensa, e quindi dirne solo uno è poco. Direi l'apertura, perché in questa edizione per la prima volta avevamo tutti e 43 gli chef nominati, mentre in passato non erano tutti presenti. Okay. E quindi
vederli fare questo ingresso trionfale sul palco, accompagnati dalle luci di Stefano Mazzanti, la regia di Daniele Emiliani, la voce di Gerry Scotti, insomma è stata una coreografia molto bella, un momento di grande emozione per loro e per noi. Eh sì, no, poi insomma il Gerry nazionale lo conosciamo tutti, no? Insomma, è sempre capace di creare sempre la giusta assolutamente, atmosfera conviviale. Assolutamente. E tu parlavi appunto dei 43 chef nominati, devo dire che in effetti c'erano tantissime realtà culinarie coinvolte, a partire dalle steakhouse fino alle cantine, dai ristoranti negli hotel fino anche alle panetterie con cucina. Dai vostri dati c'è magari un interesse crescente da parte del pubblico in una categoria in particolare? Allora, vediamo che noi facciamo, oltre ad avere insomma un po' un osservatorio permanente, se vogliamo, sull'andamento delle prenotazioni, facciamo anche una ricerca con format research legata proprio alle nuove aperture, e vediamo che di recente le nuove aperture sono soprattutto di cucine regionali italiane, quindi una sorta di ritorno alla tradizione, sempre con un pizzico ovviamente di novità, di variazione, di innovazione. C'è una buona ripresa, devo dire, delle pizzerie, forse anche un po' il segno dei tempi, nel senso che comunque le disponibilità economiche di chi va a cena fuori sono, certo, diciamo, impattate anche quelle, no? dal caro vita, però poi di contro va anche molto bene quello che ieri è stato chiamato il chilometro 10.000, cioè se c'è da un lato un ritorno alla tradizione, alle materie prime a chilometro zero e quant'altro, funziona anche molto invece una cucina di contaminazioni che si ispira alle più diversificate cucine, appunto. Certo. Scusa la ripetizione, ma di quello stiamo parlando. Esatto. Tu prima dicevi giustamente che i primi 5 anni per un ristorante sono i più difficili, perché comunque tra le varie cose bisogna anche farsi conoscere. Dal vostro osservatorio voi riscontrate che c'è ancora un po' di scetticismo da parte degli utenti quando devono andare in un ristorante che è aperto da poco? Ma allora, diciamo che l'utente digitale è un po' differente rispetto, okay, all'utente medio, cioè il cliente medio del ristorante sì, è più abitudinario, ha un po' di scetticismo nei confronti di una nuova apertura. L'utente digitale invece, che maggiormente si informa attraverso The Fork sulle recensioni appunto dei ristoranti o anche di altri portali, sui social, attraverso i tanti influencer, giornalisti, magazine online, il tuo per esempio, certo, no? Di cosa c'è di interessante, magari è un po' più portato a sperimentare, quindi noi vediamo che in realtà i nostri utenti sono in realtà in cerca di novità, gli utenti di The Fork, che sono un po' i foodies, no? Tra virgolette, certo, quelli che vanno tanto al ristorante, mentre il cliente medio magari è un passettino indietro, è un pochino più scettico. Ci metto un po' di più. Esatto. Senti, l'ultima domanda che faccio a tutti quelli che vengono qui ad Avvista il Magazine: che cos'è per te lo stile? Che domanda difficile. Non so. No, guarda, secondo me lo stile è soprattutto nei modi, quindi è gentilezza e rispetto. Una persona che si comporta in un modo rispettoso e gentile verso gli altri è una persona che per me ha stile. Ok, perfetto. Bene, allora io ti ringrazio tanto per essere stata qua con noi. Grazie. E a voi invece do appuntamento a settimana prossima. Ci vediamo sempre lunedì, sempre alle 21 e sempre sul canale 229 di Sky. Buona serata!